culture in terms of, you know, toys to be used during sex, toys to be kind of enhancements to sex. Right. You know the way to South Bay? Alexa, get directions to South Bay. Okay, getting directions to South Bay. Out to gas right. Control. I got the new EcoView 4 smart thermostat. From now I can control the temperature of my home anywhere with my phone. Chapter 2, where dirt and dust, like round bots, Neato's unique D shape allows it to gleam deep into corners. When bigger messes happen, Neato knows what it takes to tackle them. With one of the largest dirt bin and biggest blower on the market, it can pick up larger debris as easily as it picks up pet hair. And since it's all powered by lithium ion batteries, hey, thanks for watching the house while we're Bob, was that you? Bob. out there in terms of what we wear it all the time. Having something that's hands-free that you can use during sex, it's not going to be distracting, it's just going to add a little bit to the experience. I think that's a really good product. I find some toys very frustrating just because of the amount of real estate that they take up, and the whole point of intimacy is to be... Did you know that women are 4 times more... Press the bell icon.
A novembre, nuova Jeep Renegade, tua a 18.900 euro oltre oneri finanziari, anziché 19.900 euro, con finanziamento B-Smart. E in più, tutti gli optional in omaggio sulle vetture in pronta consegna. TAN 599, TAIG 8 e 16, salvo approvazione FCA Bank. Info e condizioni su jeepofficial.it. Jeep, there's only one. Non mi va di ascoltare questa. No, neanche questa. No. Ah, la prossima. Però quanto sei esigente. Semplicemente so cosa mi piace. Voglio ascoltare quello che mi va quando ne ho voglia, ok? Spotify Premium accontenta anche i fan più esigenti. Provalo per 30 giorni e ascolta qualunque canzone on demand. Clicca sul banner.
Signore, signori, gentili ospiti, autorità, benvenuti, buon pomeriggio a tutti quanti. Vi diamo il benvenuto nella sala centrale della nostra scuola per la 19ª cerimonia di consegna diplomi dell'Executive MBA di MIB Trieste School of Management. Vi ringraziamo per essere con noi, per aver dimostrato l'affetto, la vicinanza agli studenti del nostro master, ai diplomandi dell'aula EMBA 19, e cogliamo l'occasione anche per salutare tutti coloro che fisicamente non sono potuti essere qui in questo momento e ci stanno seguendo attraverso il collegamento streaming a distanza. Diamo formalmente inizio alla cerimonia accogliendo con un applauso i diplomandi dell'Executive MBA 19ª edizione. Benvenuti ragazzi, ci siamo. 2 anni fa ci siamo incontrati, conosciuti e abbiamo cominciato questo percorso assieme. Vi avevamo promesso di accompagnarvi alla giornata odierna e siamo molto felici di vedervi tutti qui, di esserci riusciti. 2 anni sono un periodo nella vita di una persona molto molto lungo e è un periodo all'interno del quale si susseguono momenti felici o meno felici e problemi e momenti di gioia. Sicuramente il master è stato un periodo che si è sviluppato parallelamente alla vostra vita personale e professionale. È stata una costante che vi ha impegnato richiedendovi energia e tempo. Oggi ve lo restituiamo, vi restituiamo un po' di tempo e soprattutto siamo qui a festeggiare con voi il fatto che ce l'abbiate fatta. Pochi minuti ormai vi separano dal diploma. Ci sono tante persone qui con noi a dimostrare il loro affetto e a voler festeggiare la cosa. E ovviamente lo vogliamo fare anche noi del MIB, noi dello staff del MIB. La prima persona che lo farà sarà il fondatore della scuola e il Dean di MIB Trieste School of Management. Chiamo quindi il professor Vladimir Nanut a raggiungermi per il suo intervento di saluto e di indirizzo all'aula e a tutti gli ospiti presenti. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia è un piacere dare il benvenuto ai nostri diplomandi del 19° corso MBA e ovviamente ai loro familiari, agli amici, a tutti coloro che hanno voluto essere oggi presenti con loro per festeggiarli in questo momento importante. Vorrei dare anche un particolare saluto al nostro guest speaker, all'assessore alle attività produttive della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bini, che ha accettato l'invito di essere qui con noi e condividere con noi alcuni elementi che riguardano la scuola e in particolare questo corso. Bene, in primo luogo congratulazioni ai diplomandi per aver raggiunto questo traguardo importante. È stato faticoso, ma credo che oggi la soddisfazione per essere arrivati in fondo compensa anche i sacrifici che sono stati fatti, vostri e quelli delle vostre famiglie, che certamente vi hanno aiutato, supportato in questi 2 anni. Bene, come voi sapete quest'anno la nostra scuola festeggia i 30 anni della sua fondazione, quindi è un elemento, è una data importante per noi e credo che ci fa piacere condividere anche in occasione di questa cerimonia questo importante evento. Bene, prima di
affrontare più direttamente i temi che riguardano MIBS Trieste School of Management e l'Executive MBA, io, approfittando anche della presenza dell'assessore Bini, vorrei fare alcune considerazioni di carattere più generale che riguardano il nostro paese e la nostra regione. Bene, possiamo dire che dopo la lunga e grave crisi che ha riguardato il nostro paese a partire dal 2008, durante il quale il nostro paese ha pagato un prezzo altissimo in termini di prodotto interno lordo, di capacità produttiva. Pensiamo che soltanto nel nord-est noi abbiamo perso migliaia e migliaia di aziende che dopo 10 anni non ci sono più. Ma abbiamo perso anche molti posti di lavoro, molte capacità, molta storia della manifattura e dell'industria di questa area. Negli ultimi 2 anni la situazione, seppur molto lentamente e seppur con ritmi inferiori, molto inferiori a quella dei nostri competitor, questa situazione aveva cominciato a dare deboli segnali di ripresa. Purtroppo i dati Istat relativi all'ultimo trimestre, con il valore del prodotto interno lordo piatto, con la disoccupazione che leggermente tende ad aumentare, segnalano il rischio di un rallentamento e speriamo non di una nuova stagnazione. Se guardiamo i dati recentissimi, oltre a quelli che ho citato del PIL, ma degli indici che alcuni istituti di analisi fanno sul nostro paese, ormai li leggiamo quasi quotidianamente, l'Italia, se guardiamo l'indice di ottobre dell'indice PMI, è l'unico paese del G20, salvo la Turchia, che ha un valore inferiore a 50, il che purtroppo indica il rischio di un PIL negativo anche per il prossimo trimestre. È un dato di fatto, a mio modo di vedere, che i provvedimenti adottati dal nuovo governo, partendo dal cosiddetto decreto dignità, ai provvedimenti inseriti nella legge finanziaria, come reddito di cittadinanza, pensionamenti anticipati, senza contare il blocco delle grandi opere e infrastrutture, più che andare nella direzione dello sviluppo, cioè favorire la crescita, sembrano andare nella direzione delle vecchie logiche assistenziali che ci hanno portato ad accumulare uno dei più grandi debiti pubblici al mondo, credo il secondo al mondo. In generale, come sostengono ormai importanti segmenti del mondo produttivo, ad iniziare dalla Confindustria, vi è la sensazione che tenda a prevalere una cultura neostatalista e una logica anti-impresa. La mia personale convinzione è che su questa strada, a prescindere dai conflitti con l'Unione Europea e dai riflessi sui conti pubblici, l'Italia rischia una nuova recessione, se non un declino, di cui pagheranno o pagherebbero il prezzo soprattutto le nuove generazioni. In questo quadro non è che il Friuli Venezia Giulia se la passi molto meglio. Come l'assessore Bini ha potuto apprendere pochi giorni fa da un report illustrato alla Camera di Commercio di Trieste, i principali indicatori socio-economici evidenziano più ombre che luci. A fronte del positivo andamento delle esportazioni, tuttavia le esportazioni sono molto dipendente dalle consegne navi della Fincantieri o dai contratti sviluppati dalla Danieli, cioè da grandi gruppi più che dal sistema delle piccole e medie imprese, vi sono come ombre la costante riduzione del numero delle imprese, il drammatico invecchiamento della popolazione. Siamo
in Italia, insieme alla Liguria, la regione con il maggior numero di persone over 65. La bassa diffusione imprenditoriale, anche nel numero di imprese, soprattutto imprese gestite o realizzate da under 35, cioè dai segmenti più giovani. Siamo al di sotto della media nazionale, molto lontani anche da quella del nord-est. E in generale questi dati ci dicono che vi è una dinamica più lenta dell'economia regionale rispetto alla media nazionale. Ma se dai dati quantitativi ci spostiamo agli aspetti qualitativi, non possiamo fare a meno di notare che esistono alcuni problemi strutturali del nostro sistema imprenditoriale regionale. Problemi strutturali che sono, a mio avviso, la conseguenza di una scarsa visione strategica. Cioè, le nostre imprese non riescono a cogliere quelli che sono le dinamiche degli scenari mondiali e quindi a guardare agli obiettivi di lungo termine. Abbiamo spesso formule imprenditoriali ormai superate. Le piccole imprese, il family business, sono oggi, salvo rare eccezioni, non in grado di competere in un mercato che è diventato globale e in un'economia che ormai risente di fenomeni veramente destrutturanti come trasformazioni digitali. Abbiamo dei modelli di governance, di management, di leadership inadeguati. Questo è un problema anche che ci portiamo dietro da molto tempo, perché la professionalizzazione del management nelle imprese era un fenomeno che segnalavamo, l'esigenza di questo veniva segnalato 20 anni fa e più, ma ancora oggi siamo molto lontani da quella che può essere gli standard comparabili a quelli dei nostri concorrenti. Abbiamo dimensioni delle imprese troppo ridotte, questo ormai il piccolo e bello appartiene forse agli anni 70-80, non certamente al 2018. Abbiamo, e questo è un altro dato ineludibile, scarsi investimenti in ricerca e sviluppo e bassi tassi di innovazione. Questo è un altro, oggi la competizione si gioca su questi valori, ricerca, sviluppo, innovazione. Se non, quando parlavo di scarsa visione strategica, è anche questo, cioè non cogliere alcune esigenze fondamentali. Abbiamo infine una debole struttura finanziaria. In un mercato globale avere spalle finanziarie robuste è uno degli elementi importanti per reggere la concorrenza. Ora, per risalire la china, a mio modo di vedere, occorre cambiare marcia, con la consapevolezza, che spesso manca, che per problemi complessi non ci sono soluzioni facili o scorciatoie. In questo senso, nell'incontro che ho citato alla Camera di Commercio, mi ha colpito l'affermazione del tutto controcorrente dell'assessore Bini, oggi qui presente con noi, il quale ha rimarcato come occorra fare delle scelte a prescindere dalla ricerca del consenso, ma guardando al reale interesse di medio e lungo termine delle imprese. Questo purtroppo è un vizio che la nostra classe politica ha sempre avuto: guardare soltanto l'immediato, calcolare tutto in funzione di un consenso elettorale immediato e non dell'interesse del Paese a medio e lungo termine. Quindi io mi auguro, e sentiremo l'assessore, se in questo senso almeno l'amministrazione regionale vuole avviarsi su una nuova strada. Per quanto ci riguarda più direttamente in questa sede, come Business School, noi possiamo sottolineare che in ogni caso, a prescindere da tutti gli altri elementi, innovazione, visione, dimensioni e così via, si potrà invertire la rotta soltanto mediante, non soltanto, ma non senza
massicci investimenti nel capitale umano. Nel capitale umano sia per quanto riguarda la dimensione di ricerca, tecnologia, innovazione, cercando di portare la ricerca non da livelli astratti, teorici, ma portandola nella realtà del business, nella realtà delle imprese, ma anche investimenti nel capitale umano per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e manageriali, leve fondamentali per recuperare efficienza, produttività e competitività. Questa consapevolezza sulla strategicità del fattore del capitale umano a MIB Trieste School of Management l'avevamo presente già 30 anni fa quando abbiamo deciso di creare questa scuola. Eravamo infatti consapevoli che la formazione accademica troppo teorica e distante dai problemi gestionali delle imprese non fosse sufficiente per formare soggetti preparati ad affrontare le complesse sfide manageriali. Per una decina d'anni i nostri programmi sono stati rivolti prevalentemente ai corsi master a tempo pieno per giovani laureati che dovevano ancora iniziare il loro percorso professionale. Questi programmi sono ancora oggi chiaramente presenti nella scuola, sono programmi globali nel senso che sono rivolti non soltanto alla nostra realtà ma al mondo intero. Abbiamo in effetti partecipanti provenienti da tutti i paesi, da tutti i continenti. Pensate che in 30 anni noi abbiamo avuto in questa scuola studenti provenienti da 90 diversi paesi. Quindi questo per significare che l'affermazione di essere una scuola internazionale non è un elemento di marketing, ma è un dato reale. Ebbene, è solo però dall'inizio di questo millennio, con il lancio proprio della prima edizione dell'Executive MBA, che è iniziata la lunga marcia che ha portato oggi l'area Executive Education, la formazione continua, a essere il settore più importante e dinamico della nostra scuola. Possiamo senza ombra di dubbio affermare che EMBA, il vostro corso, è stata la palestra in cui abbiamo rafforzato la nostra capacità di interpretare e soddisfare esigenze formative di imprenditori e manager, condividendo e vivendo insieme a loro le più rilevanti sfide gestionali. Ed è anche grazie a questa palestra e al grande lavoro svolto dalla nostra faculty e dallo staff che oggi importanti leader del settore assicurativo come Generali e Allianz, ma anche importanti imprese industriali come Bosch, Danieli, Illy Caffè, Fincantieri, Era, Knauf, Nice, Roncadin, Friulia, si rivolgono alla nostra scuola per formare i loro manager. Accanto a tali iniziative destinate ai settori produttivi, ci auguriamo di poter sviluppare anche dei percorsi formativi per i quadri direttivi della pubblica amministrazione, che riteniamo abbia ugualmente bisogno di aggiornare competenze manageriali e rafforzare le soft skill dei soggetti con responsabilità gestionali. In questo senso, lo dico anche all'assessore Bini, è in agenda all'inizio del 2019, del prossimo anno, un programma proprio per i dirigenti dell'amministrazione regionale. Questo è il quadro. Ebbene, in questo contesto credo che anche voi, cari diplomandi di EMBA 19, abbiate scelto una realtà di eccellenza come MIB Trieste School of Management e un corso impegnativo come l'Executive MBA come luogo ideale per consolidare e rafforzare le vostre competenze e capacità professionali e ampliare i vostri orizzonti conoscitivi. E questo è un aspetto importante, non solo strumenti, ma
capacità di vision, capacità di guardare oltre l'immediato, il contingente. Lasciatemi dire che voi rappresentate la migliore risposta alle tendenze involutive del nostro sistema economico e sociale. Ritengo che solo recuperando i valori positivi che voi incarnate, quei valori che nel passato hanno portato l'Italia a diventare uno dei paesi più sviluppati al mondo, noi potremmo invertire la rotta e risalire la china. Per quanto ci riguarda più velocemente, anzi, io ritengo che in questa scelta che voi avete fatto avete dimostrato di avere due doti piuttosto rare nel nostro paese: il coraggio e lo spirito di sacrificio. Il coraggio di rimettervi in gioco e accettare le sfide dell'apprendimento che avevate davanti, e lo spirito di sacrificio per aggiungere alle vostre attività lavorative, che ovviamente sono continuate in questi due anni, un ulteriore faticoso impegno di studio e di apprendimento. Per quanto ci riguarda come scuola, in questi 22 mesi abbiamo lavorato insieme per mettervi nelle migliori condizioni per affrontare le nuove e più impegnative sfide che avrete davanti. In estrema sintesi, possiamo dire che vi abbiamo allenato per raggiungere le mete professionali che vi siete prefissati, per sviluppare pienamente le vostre potenzialità, in definitiva per essere autentici leader. Il traguardo che oggi voi tagliate con merito è comunque solo l'inizio di un nuovo percorso che richiederà ancora tanto lavoro, tanto impegno e probabilmente altri sacrifici a voi e alle vostre famiglie. Vorrei concludere con alcune raccomandazioni finali, come si conviene al dean della scuola. Abbiate fiducia in voi stessi, sappiate agire con determinazione e guardate al cambiamento e al nuovo come un'opportunità e non come una minaccia. Cercate di volare alto, aggiungete all'impegno e alla determinazione la passione e il senso della sfida, due ingredienti che vi aiuteranno a superare gli ostacoli e le difficoltà e a raggiungere i traguardi che vi siete prefissati. Agite sempre con correttezza e nel rispetto dei fondamentali principi etici. Il nostro Paese ha un grande bisogno di una classe dirigente integra e con la schiena dritta. Sappiate, in ogni caso, che MIB, Trieste School of Management, sarà sempre al vostro fianco e gioirà per i vostri successi. Di nuovo, congratulazioni e auguri per il vostro futuro professionale e per tutte le altre dimensioni della vostra vita. Grazie e ad maiora. Grazie professore, grazie per le considerazioni sul sistema paese. Il professor Nanuta ha sottolineato due aspetti che contraddistinguono la scuola: l'internazionalità, il fatto di essere un polo di attrazione per talenti che provengono da tutto il mondo, e il legame col territorio. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'assessore Bini, che ci potrà raccontare, in quanto assessore e imprenditore egli stesso, la sua visione di sviluppo per la nostra regione. Assessore, la invito a raggiungerci per il suo intervento. Beh, innanzitutto la ringrazio professore per il gradito invito. Avevo avuto l'onore di conoscere il professore e i suoi collaboratori, la struttura, non tanto tempo fa, e devo dire siamo una regione fortunata, perché in questa regione, a Trieste, abbiamo un'eccellenza riconosciuta non solo a livello nazionale, ma mi permetto di dire, professore, a livello mondiale.
vedo tanti colori verdi, verde speranza, quindi parto da lì. Se mi permettete, vorrei svestirmi oggi dai panni di assessore regionale, ma rindossare quelli che a me stanno più consoni, quelli di imprenditore, quindi parlo e vorrei parlare oggi a dei colleghi. E parto da un punto che io reputo fondamentale. Quando la politica capirà che per far ripartire il nostro paese bisogna far ripartire l'economia, bisogna far ripartire gli imprenditori, beh, avremmo raggiunto un grandissimo traguardo. Questo è il punto di partenza. E sono un politico anomalo, l'ho detto, non sono un politico, sono un imprenditore, quindi mi permetto delle licenze che i politici non possono usare. Sono preoccupato. Perché all'orizzonte, al di là dei dati statici che possono rappresentare l'economia in questo momento, non vedo progetti a medio e lungo termine. Vedo, come diceva il professore, tanti politici che rincorrono il voto della prossima primavera, ma che non pensano al futuro del nostro paese. E questo è drammatico. Il futuro di un paese tu non lo fai col reddito di cittadinanza. I soldi, i capitali, gli investimenti vanno fatti e vanno dati per creare posti di lavoro, non per mantenere persone che stanno a casa senza lavorare. Questo è il mio pensiero. So che il mio pensiero mi avrebbe da dire oggi non rappresenta la maggioranza del pensiero di chi ci governa. Ma bisogna, com'è, il verde è speranza, quindi sperare che qualcuno si ravveda o che qualcun altro faccia ravvedere questo qualcuno affinché si ritorni verso la retta via. I dati della nostra economia sono drammatici. Di solito la politica viene qua e ti dice ma no, siamo bene, siamo abbastanza bene, insomma vedrete. No, i dati sono drammatici. E non voglio fare terrorismo, ma voi, noi, che ogni giorno, vede, professore, lei giustamente ha detto, qua abbiamo degli imprenditori che da 2 anni si sacrificano per raggiungere un obiettivo importante. Ma noi siamo abituati a sacrificarci. Ogni giorno alziamo le serrande delle nostre attività tra 1000 difficoltà. Noi ci troviamo a competere con un'economia ormai globale, piaccia o no a taluni, globale. La sfida, credetemi, ogni tanto io sorrido perché viviamo in una piccolissima regione litigiosa, dove quando parli con qualcuno sembra che il problema sia Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Carnia, Montagna. No, il problema è il mondo. O noi incominciamo a creare dei piani di sviluppo globale, mondiale, altrimenti verremo cancellati via. Ha detto lei bene, qualche settimana fa abbiamo partecipato a un incontro importante di Union Camere che ha rappresentato plasticamente quelli che sono i numeri che caratterizzano la nostra economia. Impietosi, ma non tanto nel confronto, perché risulta facile fare il confronto col Nord-Est, con l'Italia, ok? Già lì, come dire, mentre una volta eravamo tra le carrozze no, che trainavano la locomotiva, adesso siamo nei vagoni di coda. Il problema drammatico, sapete qual è? Vi leggo. Posizione in classifica all'interno dei 28 paesi della Comunità Europea in base al prodotto interno lordo pro capite. Attenzione, Trieste 354esimo, Pordenone, Udine 534esimo, Gorizia 728. Di cosa stiamo parlando? È lì che noi dobbiamo guardare, non dobbiamo guardarci addosso, dobbiamo traguardare quel mondo. E allora cosa si può fare? Beh, chi viene a promettere le
Lei diceva, ci dirà cosa avete intenzione di fare per. Io non vengo a promettere nulla, perché sapete bene che purtroppo l'agire di un governo regionale non dipende solo dalla regione in sé, ma dipende da tutto un combinato disposto Paese Italia, Comunità Europea. Quello che io cercherò di fare con molta umiltà, ma con molta determinazione, perché attenzione, il sottoscritto, a differenza di altri, non ha bisogno del consenso, perché come ho detto all'inizio, one shot. Io cercherò, ce la farò, non lo so, ci proverò. Perché, cari colleghi, qua sono due le cose. A me molti hanno detto, ma te chi te l'ha fatto fare di metterti in quella... Stavi così bene a tua azienda, governavi, decidevi, scelte veloci, ma qua sono due le cose. O ci arrendiamo, alziamo bandiera bianca, cominciamo a trasferire le sedi legali, le sedi operative delle nostre imprese all'estero, oppure proviamo, ma dobbiamo partire noi, voi dovete partire, proviamo a difendere il nostro paese. Proviamo a difendere le nostre aziende. Ed è questo che io, con molta umiltà, sto cercando di fare. Mica facile, perché a volte tu parli, ti guardano e sembra ti dicano, ma cosa sta dicendo sto qua? Sembri tu il pazzo, sembri tu il visionario pazzo, dici, ma l'impresa, ma no, ci sono altri problemi nel nostro paese. Le telecamere, la sicurezza, sì, sono problemi. Ma non sono i veri problemi che, se non risolti, non fanno crescere il nostro paese. Il nostro problema si chiama economia, si chiama impresa. Cosa chiediamo noi imprenditori alle istituzioni? Una cosa semplice, lasciateci lavorare. Oggi lavorare nel nostro paese, nella nostra regione, non è semplice. Partiamo... È come, io ho sempre detto, è come ci chiedessero di fare una gara di 100 metri di velocità con 50 kg di zavorra nelle gambe. Beh, insomma, sì, corri, la volontà, è difficile che tu riesca a competere alla pari con gli altri. Tu ti trovi ad avere oggi una pressione fiscale allucinante. Nel DEF non mi sembra di aver letto, correggetemi forse sbaglio, mi auguro, misure per l'abbattimento della pressione fiscale. Tu ti trovi a doverti confrontare quotidianamente con una burocrazia che ci sta ammazzando. Vuoi aprire uno stabilimento? Vuoi aprire un'attività? Vuoi fare... io ho esperienza mia personale. Per irrigare la superficie, il manto erboso della mia azienda, ho voluto fare un pozzo, non è che ho una centrale nucleare, un pozzo. È un anno e mezzo che sto aspettando un'autorizzazione per fare un buco. E questa è una cosa assurda. Però noi ogni giorno ci troviamo nelle nostre aziende a combattere con queste cose qua. Costo del lavoro, il cuneo fiscale, anche lì. Poco si sta facendo in tal senso. Veniamo alla nostra regione però, perché sì, alla fine questo parla, ma e tu cosa hai intenzione di fare? Ho intenzione di investire sul futuro. Sto cercando di far passare il concetto che investire non significa buttare via i danari. Sto cercando di far passare il concetto che, come in qualsiasi impresa, bisogna fare un business plan. Il business plan non lo fai 18 su 19, ma lo fai almeno triennale, e quando vai a investire quattrini lo fai per far crescere un'azienda, per far crescere la produttività dell'azienda, per far aumentare il numero dei dipendenti. Quindi quello che cercheremo di fare è sfrondare il più possibile tutte quelle che sono lacci e lacciuoli che hanno fatto proliferare all'interno della macchina pubblica posti di lavoro, perché alla fine è questo che funziona. Quindi per rendere la vita nostra più semplice, sia per quanto riguarda
contributi, perché avere anche contributi da parte della pubblica amministrazione è impegnativo, devi conoscere che contributi danno, devi conoscere i regolamenti, devi presentare carte, insomma una storia infinita. Permettere in maniera semplice agli imprenditori di sapere quali sono gli strumenti di accesso al credito della nostra regione. Noi abbiamo degli strumenti che potrebbero essere meravigliosi, parlo di Friulia, parlo del FRIE, parlo del Metrocredito, parlo del Fondo Sviluppo, però potrebbero, fermi agli anni 70, funzionavano quel tempo, oggi non funzionano più. Quindi cercheremo anche lì di far sì che l'imprenditore non debba sbattersi da un ufficio all'altro per poter ottenere un finanziamento, ma dovranno essere i funzionari della regione a sbattersi. L'imprenditore arriverà in regione, presenterà un modulo e poi il back office della regione si adopererà affinché. Poi un altro strumento che cercheremo di portare avanti è il credito d'imposta. Anche lì, per permettere in maniera semplice, chiara, agli imprenditori di avere i loro quattrini subito, non fra un anno e mezzo, due, dalla domanda. E poi, insomma, si investirà in quella che è, secondo me, una TU importantissimo. Noi siamo, come paese, come regione, assolutamente indietro in quella che è la classifica, in quelle che sono le classifiche per quanto riguarda l'innovation technology, per quanto riguarda la smart factory, per quanto riguarda l'industria 4.0, siamo indietro. Noi abbiamo dei consorsi di sviluppo economico locale dove non ci si connette, questa è la verità, non ci si connette, ci si connette lentamente, con mille difficoltà. Quindi andremo ad investire soldi in tal senso. E poi cercherò di far parlare i vari assessorati tra di loro, perché anche questo serve. Quando tu parli con un'impresa, quando tu parli con un imprenditore, questo non differenzia mica, giustamente dico, attività produttive da una parte, formazione, lavoro dall'altra. Quando tu parli con un'impresa dici, beh, fa parte tutto di una stessa cosa, perché ho bisogno di posti di lavoro, di formazione, di aiuti. E quindi cercheremo di creare un unico soggetto in grado di interloquire con le imprese. Ribadisco, la bacchetta basica non ce l'abbiamo. Io ho la fortuna davvero di avere un governatore giovane, capace, lungimirante, che ci sta lasciando davvero campo libero per poter lavorare. Anche questa, caro professore, non è una cosa così scontata. Ho la fortuna di avere dei colleghi, mi riferisco principalmente alla collega Rosolen, che parla la mia stessa lingua, quindi ho la fortuna di poter contare su una squadra che ci permetterà di sicuramente qualcosina, ma lo faremo, perché ribadisco e mi avvio davvero alla conclusione, perché non voglio, il mio voleva essere un saluto davvero di indirizzo, cercheremo davvero di liberare le energie per le imprese. Io vi faccio davvero un bocca al lupo a tutti voi, complimenti, perché davvero noi abbiamo bisogno di manager. Lei diceva giusto, professore, uno dei problemi grossi della nostra struttura, del nostro mondo imprenditoriale è il nanismo di impresa, tu non puoi competere col piccolo e bello, tu devi competere col mondo. 3 settimane fa ero in Cina e mi sono confrontato con un'impresa di costruzione che aveva un patrimonio di solo 2 miliardi di euro. Quindi quando tu ti confronti con questi mondi che stanno colonizzando il mondo, ti devi chiedere, tu riuscirai con queste strutture a? La risposta è no, ti spazzeranno via. Quindi noi abbiamo la necessità di far crescere le nostre imprese. E le imprese come le fai crescere? Le fai crescere coi patrimoni, non solo economici, ma soprattutto umani. Quindi davvero congratulazioni e complimenti. La speranza c'è, assolutamente. Buon lavoro a tutti. Ringraziamo l'assessore per aver condiviso la sua visione, le sue idee.
E visto che abbiamo parlato di sistema, sistema globale, sistema mondo, c'è un tema, quello delle competenze. Quali sono le competenze necessarie e come un executive MBA può lavorare in questa direzione? Ed è in questa, proprio per questa ragione, in quest'ottica, che invito a raggiungermi il professor Venieri, il direttore, già fatto benissimo, il professore e il direttore dell'area executive della scuola, per la sua relazione accademica relativa all'EMBA. Buonasera. Buonasera a tutti. Vi do una notizia, l'executive MBA finisce oggi. Voi ancora non ve ne rendete conto, ma da domani potrete dare un po' più tempo alle persone a cui l'avete rubato per 2 anni. 2 anni in cui avete discusso un progetto finale e avete visto che erano 2 anni costruiti proprio per portarvi ieri a un punto in cui è un rilancio, proprio nella direzione di cui parlavano l'assessore e il professor Nanut. Un rilancio verso l'impresa. Molti di voi, presumo, da quello che ho sentito ieri e anche dalla qualità dei progetti che abbiamo visto ieri, veramente lanceranno delle imprese, costituiranno delle imprese, stanno cercando il capitale. Anzi, l'assessore ha detto che vuol darvi una mano, quindi provate a fare un ragionamento con un imprenditore. Alcune di queste imprese sono effettivamente di interesse anche per la regione, quindi almeno avere delle indicazioni. Scherzi a parte, il lavoro che voi avete fatto è un lavoro molto impegnativo. È stata una scelta sicuramente che vi distingue dalla mediocrità, perché persone che già come voi sono a un punto di carriera avanzato, che in fondo non avevano nessun vero bisogno esterno per iscriversi a 2 anni di tortura a cui vi abbiamo sottoposti e che decidono, nonostante tutto, nonostante insomma, abbiano una certa posizione, di aggiungere alle loro competenze, nuovi stimoli, nuove sfide e portare via ancora tempo a un'agenda che è già impegnata, non è da tutti. Quindi arrivare in fondo a un MBA, oltre a garantire che la persona che ha il titolo ha delle competenze, garantisce anche che la persona che ha quel titolo è stata capace di superare un'asticella che, come avete scoperto, non è per niente bassa. Il vostro MBA è un MBA unico. L'executive MBA, come ha detto il professor Nanut, è per MIB uno dei 2 pilastri, una delle 2 gambe della nostra mission, no? Internazionalizzazione e trasferimento al territorio di competenze, di benchmark, di stimoli che vengono da tutto il mondo. E l'executive MBA, per la sua natura, un corso part-time, si rivolge a un raggio di 400-500 km. C'è sempre qualcuno che viene anche da più lontano, ma la maggior parte dei vostri colleghi, diciamo, sono del nord-est, delle vicine regioni del nord. Questo quindi è un motore di trasmissione, una cinghia di trasmissione di competenze sul territorio che ormai ha sfornato circa 600 persone, manager che hanno posizioni di rilievo nelle loro aziende, apicali o quasi apicali, e che quindi stanno parlando una stessa lingua, la lingua del business moderno, la lingua delle competenze, e portando questo linguaggio dentro imprese che ne hanno bisogno estremo. Executive MBA, quindi, è il programma con cui MIB esegue la parte della sua missione verso il territorio. Ma l'executive MBA è anche molto altro, è anche un motore di crescita per la scuola, di crescita innanzitutto nei contenuti. Questo è un corso che non è mai stato uguale da un'edizione all'altra. È un corso che ha accettato la sfida dell'employability, no? Oggi è una parola, l'impiegabilità, come si dice in italiano. Una parola che è fondamentale, di cui abbiamo parlato per tutto il programma, che è forse anche il motivo principale per cui vi siete appunto sottoposti a questo sforzo, mantenere valore sul mercato del lavoro, riuscire a creare valore per le imprese, per le organizzazioni in cui operate. Questa è la sfida dell'EMBA e questa è la sfida che noi abbiamo raccolto e teniamo fede a questo impegno anche con un grandissimo lavoro che attorno all'EMBA è nato, di relazioni internazionali. EMBA ci ha portati all'interno dell'Executive MBA Council, che è un organismo di matrice statunitense. Gli Executive MBA sono un'idea che nasce dagli Stati Uniti e ogni anno ci permettono poi di andare alle conferenze dell'EMBA Council a discutere di programmi, a discutere di come sta andando il mercato, quali sono i bisogni nuovi che l'EMBA deve soddisfare. E questo ci aiuta poi a portare qui stimoli, colleghi e materiali che portano voi ad avere una marcia in più rispetto ad altri colleghi che non hanno avuto la fortuna di frequentare
questo tipo di programmi. Executive MBA per noi è importante anche per le metodologie didattiche. Grazie a EMBA noi abbiamo per la prima volta, quasi 20 anni fa, portato l'e-learning in questa scuola. È stato il corso per cui abbiamo costruito una prima piattaforma, con cui poi si è evoluta, grazie ad altri colleghi, su programmi che si sono veramente basati sull'e-learning fino al 100%. L'anno scorso abbiamo fatto un paio di corsi, 100% in e-learning, per aziende, per Fincantieri in particolare, per Knauf, è un'altra grande azienda del settore edile tedesca. No, però senza EMBA non saremmo mai partiti in quella direzione, quindi molto importante anche per il know-how della scuola, non solo per il know-how dei partecipanti. EMBA ha fatto un'altra cosa, ha portato sistematicamente l'action learning nel nostro portafoglio delle metodologie. Voi ormai, i vostri predecessori, ma l'EMBA ormai da qualche anno si conclude col corso di Entrepreneurial Management. Corso più bello, secondo me, perché è il corso che vi obbliga a mettere assieme tutti i pezzi che vi abbiamo dato durante il programma. E quest'anno, devo dire in particolar modo, Entrepreneurial Management, per chi non lo conosce, è un corso che in realtà non è un corso, è fatto in partnership con Area, con l'Innovation Factory di Area, di cui vedo qui due colleghi fondamentali in questo programma, perché in realtà è un percorso di mentoring imprenditoriale in cui, oltre ovviamente a qualche contenuto su business modeling, su come si fa un business plan, ma in realtà il grosso del lavoro è fatto da voi, è fatto dagli studenti, che devono costruire, con il supporto appunto di questi mentor, un vero e proprio, partendo dal business model, arrivare a un business plan e arrivare a un report di un'impresa che sia investment grade. E ieri ne abbiamo viste molte, veramente evolute, veramente promettenti, qualcuno ha già trovato dei finanziatori, qualcuno ha già trovato dei partner industriali che finanzieranno, no? E io sono sicuro che molte di queste diventeranno imprese e cresceranno. L'interessante era che praticamente tutti i modelli di business che abbiamo visto sono scalabili, cioè hanno un potenziale di crescita che è uno dei punti deboli che abbiamo nelle nostre imprese nordestine, ma se vogliamo italiane. Poca spinta verso la crescita, no? L'idea che in fondo l'impresa è come un bancomat, è un sostituto del posto di lavoro, imprese come quella dell'assessore che diventano di migliaia di dipendenti non sono la norma. E quindi il fatto che voi abbiate tutti invece cominciato e pensato ad aziende che devono crescere e tutti abbiate pensato anche all'ipotesi di exit o all'ipotesi di prendervi nella compagine societaria qualcuno che non è il fondatore ma che vi porta know-how, vi porta competenze, vi porta finanza, questo dimostra che c'è una stirpe di imprenditori nuovi che sta nascendo, anche grazie al piccolo contributo del MIB, che hanno una mentalità che è quella che serve per fare l'impresa globale di cui parlava prima l'assessore. Per questo è una cosa importantissima che voi vi portate a casa. Entrepreneurial Management si chiama questo corso perché è rivolto anche ai manager, non è che tutti diventerete imprenditori, adesso io ho stressato questo aspetto qui, ma una delle priorità che ha la scuola ormai da anni è quella di creare cultura imprenditoriale nei manager, oltre che a dare cultura manageriale agli imprenditori che ne hanno bisogno spesso, no? Perché loro lavorano di istinto, di naso, di fiuto e poi magari fanno errori su cose banali, perché alla fine un libro si legge, si capisce come si fa, si calcola il free cash flow, come si calcolano i vari tassi interni di rendimento, eccetera. Sono cose relativamente semplici, un po' di studio ci si arriva. Molto più difficile avere l'idea dell'impresa e avere la capacità di eseguire quell'idea. E molto spesso buttiamo via imprese, prodotti meravigliosi perché mancano delle basi tecniche, no? Che sono relativamente semplici da acquisire. Ecco, noi abbiamo creato questa osmosi fra imprenditori che spingono da un lato, i manager che portano struttura e approccio dall'altro, e abbiamo creato un programma che ha trasformato i manager un po' più in imprenditori e gli imprenditori un po' più in manager. Il programma naturalmente non è fatto solo di contenuti, è un programma fatto di persone, è un'esperienza, no? User UX. Qual è la UX dell'EMBA? Beh, sicuramente, prima di tutto, la componente centrale siete voi, individui. I singoli partecipanti con la loro personalità, con le loro competenze, sono una componente fondamentale dell'esperienza Executive MBA per gli altri, anche perché noi non abbiamo creato un corso in cui c'è il singolo che riceve dalla scuola dei contenuti e impara. Abbiamo creato un corso in cui il singolo è obbligato a lavorare dentro un gruppo,
tutti individualisti, tutte persone apicali, tutte persone che in azienda fanno fatica a confrontarsi perché avendo la responsabilità non possono nemmeno far vedere di avere dei dubbi troppo spesso, no? Quando invece lì devi tenere, te devi risolvere da solo. Qui invece potete, grazie proprio al fatto di essere tutti in qualche modo dei pari che hanno problemi simili nell'azienda, ma che in realtà non stanno competendo sul mercato, stanno collaborando per un obiettivo di apprendimento, qui potete confrontarvi. Qui voi a un certo punto vi siete accorti che dalla paura di non avere il tempo per partecipare all'EMBA, e ho ricevuto telefonate all'inizio, ma è sempre così ogni volta, no? Da alcuni di voi che dicono non ce la faccio a superare l'esame di bilancio, è troppo duro, c'è troppo da studiare, devo lavorare. No, anche perché all'inizio vi diamo gli scoglietti più duri, perché sappiamo che avete più energia. Ma da questa paura di non farcela perché non avete il tempo, vi siete ritrovati a vedere l'ora di venire invece nel weekend dell'EMBA, e il tempo lo trovavate in qualche modo, anche se non c'era, perché vi ricaricava. No? Perché questo è il meccanismo, questa è la magia che noi siamo stati capaci di fare assieme a voi, l'avete fatta voi in realtà. Noi abbiamo creato le condizioni perché succedesse questa cosa qui. Le abbiamo create creando gruppi, lavorando su gruppi, lavorando su obiettivi e non solo dando contenuti in silenzio, facendo leva sulle vostre competenze, creando sapere non solo attraverso la trasmissione dei modelli che noi ci portiamo dietro dallo studio e dalla ricerca, ma anche attraverso la condivisione di modelli di esperienze che voi avete acquisito sul campo, che arricchiscono anche noi. Quindi l'esercizio di MBA è questa macchina qui, questa macchina che cambia le persone non solo dando competenze e modelli, ma obbligando le persone a trasformarle in strumenti, in cose che funzionano, che applico il lunedì mattina dopo la lezione o la domenica se qualcuno lavora dopo il sabato. E allora questa esperienza non sarebbe stata possibile, secondo me, senza chiaramente i docenti, in particolare Gabriella che vi ha fatto da coach per tutti i 2 anni, l'unico corso che noi abbiamo che dura 2 anni all'interno dell'Executive MBA è quello di Leadership Dynamics, che è anche un programma di coaching in cui orientiamo i nostri partecipanti verso gli obiettivi professionali, verso i propri obiettivi di vita in fondo, attraverso un supporto personalizzato e professionale. Ma oltre ai docenti c'è stato un contributo importantissimo di Diego, che è l'anima giorno per giorno, con la pazienza, l'intelligenza, l'esperienza che ormai si è fatto in qualche anno e i chilometri per andare a Pordenone, a cui credo dobbiate molto, e Maddalena. Quindi forse un applauso a loro, ci sta. Prima il professore parlava di ritorno all'investimento, di ROI. Il ROI di una roba così è il capitale umano. Cos'è il capitale umano? Non vi interrogo, ma ve lo ricordo. È fatto sicuramente delle competenze, per cui vi siete iscritti inizialmente, ma è fatto di altre 2 cose importanti. Una sono le relazioni, e dopo la riconsegna dei diplomi, queste relazioni fortissime che avete creato fra di voi e che state cominciando a creare anche con il network di alumni, verranno rimarcate da Dorina, credo, vieni tu? No? Ah, da Francesca? Abbiamo la Presidente e la Vicepresidente, quindi non sapevo quale delle due volesse salutarvi. Degli alumni, l'associazione alumni che racchiude questi 3.000 diplomati, più o meno 2.000 erotti MBA, più altri 10 erotti mila partecipanti ai nostri corsi non MBA, non degree awarding, ma diciamo di dimensioni importanti come quello del vino, quelli del turismo, eccetera. Quindi stiamo parlando di una grossa comunità di persone che hanno questa condivisione di competenze e di relazioni, e la terza cosa, di valori. Valori che ricordava il professor Nanutti, valori della intraprendenza, della meritocrazia, della capacità di prendere rischi, della capacità di cercare le risorse per seguire obiettivi che vanno al di là delle risorse attualmente controllate. La definizione di imprenditorialità. Bene, questo credo che sia un altro pezzo importante del ROI del corso, del capitale umano, e secondo noi, da quello che abbiamo visto ieri, il risultato è già ora altamente positivo. E sicuramente questo risultato aumenterà di valore nel tempo se saprete coltivare soprattutto queste 2 parti, le relazioni e la capacità di avere un approccio al business, alla vita, che sia quello che avete avuto adesso. Coraggioso, orientato all'obiettivo e
limpido, giusto, eticamente fondato. Il futuro, da quello che abbiamo sentito prima, non sembra roseo. In realtà noi siamo convinti che per chi ha le competenze, no? Diceva Peter Drucker, non esistono settori in crisi, esistono imprese in crisi. Quindi se anche l'economia nazionale ha i suoi problemi, questo non vuol dire che devono averlo tutte le imprese della nazione. Ci sono delle imprese che contengono persone che hanno la visione, che hanno gli strumenti, che hanno la capacità di accedere alle opportunità, anche alla finanza, anche alla capacità di gestire rapporti, no, con le banche, che continueranno a crescere. Ce ne sono tante aziende che crescono, anche in regione, no? E ci saranno aziende che invece hanno deciso di guardarsi l'ombelico, di pensare a Udine, a Gorizia, a Pordenone, e che usciranno dal mercato. Ma voi sarete nelle aziende e avete gli strumenti per capire se è il caso di spostarsi, nel caso in cui la vostra azienda non si sposti, o se è il caso di spingere perché la vostra azienda faccia un passo in più. In fondo siete qui per quello, no? Un passo in più verso la direzione giusta. Bene, io credo che il futuro per voi non sarà altrettanto problematico di tante altre persone. Penso che per voi il futuro, se continuerete a dimostrare il coraggio e la visione che avete avuto finora, la capacità di raggiungere gli obiettivi che avete dimostrato fino a ieri, anche nei prossimi anni, non può che ascrivervi, non può che sorridervi e portarvi a risultati sempre più alti. Per me è stato un piacere, un onore conoscervi in questi anni. Vi auguro, a nome della scuola, che continuiate nei vostri successi. Noi saremo sempre al vostro fianco e, per usare il motto della scuola, recta tueri, fate sempre la cosa giusta e difendetela. Auguri a tutti. Siete qui per ricevere un diploma e credo sia il momento di darvelo. Quindi invito il professor Nanuto e il professor Venier ad avvicinarsi al tavolo. Chiamo a ricevere il diploma Executive MBA Andrea Agrusta. Chiamo a ricevere il diploma Monica Andreazzo. Chiamo a ricevere il diploma Executive MBA Mario Arnoldo. Chiamo a ricevere il diploma Executive MBA Luca Buccino. Chiamo a ricevere il diploma Lorenzo Buffa. Chiamo Paolo Carnovale. Chiamo a ricevere il diploma Matteo Codognotto.
Chiamo Paola Curto. Chiamo Alberto Dalla Francesca. Pronta? Chiamo Roberta Da Scempi. Chiamo Valentina Della Mea. Chiamo Claudio Di Stefano. Chiamo a ricevere il diploma Massimo Fumo. Chiamo a ricevere il diploma Valentina Maraldi. Chiamo Michele Nardi. Chiamo Enea Pasquali. Chiamo Michele Perin. Chiamo Sabina Russo. Chiamo Luca Scaramuzza. Chiamo Luca Soro.
chiamo Carlo Tius. Chiamo a ricevere il diploma Arianna Trevisan. Chiamo Daniele Urraci. Chiamo a ricevere il diploma Andrea Zanni. Chiamo Oswald Zimmerhofer. Per essersi particolarmente distinti all'interno del Master attraverso il conseguimento di risultati sempre eccellenti, chiamo a ricevere il diploma di merito Executive MBA Francesco Baccarini. Chiamo Arturo Caissut. Chiamo Enrico Codognini. Chiamo Franco Gatti. Chiamo Fabrizio Lesca. Chiamo Gianluca Pracek. Chiamo Adolfo Speranza.
chiamo Alessandro Vezzil. Come è stato detto dal professor Venier, il MIB è una comunità della quale fate ufficialmente parte da questo momento. Questa comunità è viva anche al di fuori delle attività della scuola, anzi è molto attiva, organizza incontri, eventi e vi invitiamo a parteciparne, a farne parte sempre di più. In ragione di questo invito Francesca Sogliani, rappresentanza del direttivo degli alunni, a porvi il vostro saluto per l'arrivo e l'ingresso all'interno della comunità alunni. Francesca. Grazie Diego. Ah, che emozione. È sempre molto, molto emozionante parlare in occasioni come questa e in una sala così, così bella, meravigliosa, in questa scuola fantastica. Per me è un piacere e un onore oggi da farvi le congratulazioni da parte del direttivo e di tutta l'associazione di MIB Trieste Alumni Association. Veramente complimenti per il vostro traguardo così importante raggiunto. Mi fa un certo effetto ascoltare e pronunciare anche adesso il numero EMBA 19. Mi vengono i brividi, perché se penso che io sono un EMBA 2, quindi faccio parte, sopravviviamo, sì, facciamo parte del giurassico dell'EMBA, però insomma ce la caviamo bene, insomma sopravviviamo molto bene, ecco. E allora mi fa un po' impressione ascoltare questi numeri e anche conoscere, che come ho avuto l'opportunità qualche mese fa, anche rappresentanti di EMBA 20, quindi insomma sono numeri importanti, i numeri di un percorso che, come ricordava il professor Nanute, come ricordava anche il professor Venier, è un percorso davvero fantastico, speciale e completo sotto tutti i punti di vista della crescita personale e professionale. E come vi dicevo, sì, io la mente mi va al 2004, quando ho cominciato l'avventura con i miei compagni di viaggio di EMBA 2. Un bel viaggio, certamente non semplice, percorso lungo, che richiede un costante impegno, e grande anche impegno. E i percorsi executive sono quelli che arrivano in un periodo particolare della propria vita. E hai già un certo numero di anni di esperienza lavorativa, hai responsabilità, hai un certo grado ormai di crescita e maturità personale e professionale. Gli executive sono quei percorsi che io amo chiamare con un acronimo. Ho deciso di chiamarli, di identificarli con un acronimo. L'acronimo PROVA. Prova perché? Perché sono un banco di prova e ci mettono alla prova, non solo durante gli anni di studio, ma questa educazione, questo percorso che noi riceviamo, continua a metterci di fronte a continue prove. P, perché P? P, io l'ho identificata come pianificazione, priorità. Questo percorso rafforza, ci insegna o ci rafforza anche in molti casi, quelle che sono le nostre competenze relative alla pianificazione, alla gestione del tempo, a definire quelle che sono le priorità. Se noi non riusciamo in questo, siamo fritti,
perché abbiamo lo studio da gestire, abbiamo il lavoro, le responsabilità, gli affetti, gli amici e quant'altro. R, come resistenza, resilienza, riuscire ad adattarsi ai cambiamenti continui che questo percorso ci mette davanti. E nei 2 anni di percorso di cambiamenti ce ne sono, e poi continuano anche. E devo dire che questa è la parte che mi piace di più, che mi ha lasciato il corso, la ricerca continua del cambiamento. Adesso se io non cambio, non trovo situazioni continuamente sfidanti che mi mettono alla prova, io non sto bene. Quindi la colpa è della scuola. Ecco. Ho come opportunità, occasioni, non solo di acquisire appunto le nuove competenze o rafforzarle, ma anche occasioni, opportunità di condivisione delle esperienze e dei saperi che ognuno di noi è portatore. V come visione, veniva ricordato anche prima l'importanza di avere presente, sempre chiara, la big picture e al tempo stesso di avere capacità previsionali, sono molto importanti. Io mi sono accorta dopo qualche tempo di veramente pensare in un'altra maniera e di avere queste capacità che non mi riconoscevo prima. E vi anche come valori e valore che portiamo con noi alla fine di questo percorso. La, last but not least, gli affetti, gli amori, le amicizie. Senza il supporto e la sopportazione dei nostri legami affettivi, questo penso che il percorso EMBA sia un bel banco di prova anche per le unioni, no? Ecco, se si sopravvive all'EMBA, l'unione funziona anche per il futuro. Ecco, e quindi credo che senza l'aiuto di queste persone il percorso non sarebbe assolutamente possibile. Quindi direi di rivolgere a loro un grande applauso, perché se lo meritano. Sono qui con voi oggi a condividere questo importante traguardo. Non vi porto via ancora tanto tempo, perché so che fremete per festeggiare. Tornando ai valori, mi riferisco, adesso faccio un salto sul discorso dell'associazione alumni. Uno dei valori principali, il principale direi, che ha ispirato il lavoro dei direttivi passati e continua a guidare l'operato del direttivo attuale di cui faccio parte, è il principio del give back, cioè del restituire alla comunità quanto ricevuto. Per noi è molto importante questo principio, questo valore, perché crediamo che una volta che abbiamo conseguito il diploma, non finisce nulla. Cioè comincia un altro rapporto. Il rapporto con la scuola appunto continua, ma è diverso. È il rapporto da diplomati. E si comincia ad avere le relazioni anche con l'associazione, si entra a far parte dell'associazione. E quindi noi crediamo che sia importante mantenere vivi questi contatti e svilupparne altri anche con gli altri diplomati di altri percorsi e anche con gli studenti in corso. E noi pensiamo che non possa quindi venir meno quella essenza che ormai è diverso tempo che siamo abituati a chiamare MIB Spirit. Come ricordava il professor Nanut e il professor Venier, è una comunità, la nostra, assolutamente internazionale. Sono 90 i paesi che diciamo sono passati per questa scuola e ci sono numerosissimi chapter che si vanno a formare via via
nei vari paesi. A Mosca lo scorso mese si è formato l'ultimo, precedentemente c'era stato Hong Kong, poi qua in Italia Treviso e così via. E sono dei chapter molto, molto attivi. E diciamo che un altro obiettivo che ha la nostra associazione è quello assolutamente di diventare un punto di riferimento per tutti gli alunni. Il nostro desiderio è quello di che tutti assieme possiamo lavorare per rafforzare ulteriormente il valore del brand MIB a livello internazionale ovviamente, e accrescendo quindi il valore stesso dei nostri diplomi e dei nostri background. E come direttivo, di concerto anche con la scuola, organizziamo tantissime occasioni, sia diciamo di svago e quindi networking caffè che offrono la possibilità di conoscersi e quant'altro, ma ci sono anche delle ottime possibilità di incontri formativi. Ad esempio il calendario di questo mese di novembre è molto ricco, abbiamo dei networking caffè, però abbiamo anche due occasioni di condivisione di conoscenze, una qua a Trieste e un'altra a Treviso, e vengono organizzate appunto dai chapter territoriali, per cui io vi invito a consultare, a mantenere sempre d'occhio il sito della scuola, ma anche i canali di comunicazione sia della scuola che dell'associazione, e vi invito anche a farvi avanti, perché noi siamo 12 persone che formano il direttivo, ma non si è mai abbastanza per organizzare, per avere idee. E quindi, ripeto, vi invito fortemente a farvi avanti, a contattarci. Ci trovate facilmente sia sul sito della scuola, ci sono i nostri nomi con i nostri contatti, ma anche ovviamente su LinkedIn e tutti gli altri canali. Allora, adesso vi lascio andare, vi ringrazio e vi faccio le congratulazioni nuovamente per questo importante traguardo. Vi do ufficialmente il benvenuto alla MIB Trieste Alumni Association e vi auguro un futuro radiosissimo. Ad maiora semper. Grazie Francesca. Ho chiesto anche all'aula di portare un saluto alla scuola e a tutti gli ospiti presenti. E quindi invito Alessandro Weipfel a raggiungermi sul palco. Devo recuperare la speech. Wow. È diverso da qui. È diverso, sì. Sembro anche più alto. Non è facilissimo, eh? Grazie, come sempre. Grazie. Buonasera, egregio Dean, professor Nanut, egregio direttore Francesco Venier, egregi professori e staff, gentili genitori e amici e cari colleghi. Per qualche strano motivo sono stato incaricato dai miei colleghi di essere qui davanti a voi per i prossimi 35-40 minuti. No? Per cui non posso che iniziare questo speech. Sempre a portata di mano, ringraziando proprio voi per l'onore che mi avete concesso oggi e che insieme al risultato conseguito è la soddisfazione più alta che ho raggiunto negli ultimi 2 anni sicuramente. Siamo partiti contando 34 individui, ma a guardarci oggi siamo diventati un patrimonio di valore molto più grande.
Questo aumento di valore è avvenuto perché ci siamo dati, perché abbiamo conferito il nostro capitale intellettuale, il capitale sociale e relazionale, il capitale naturale e sicuramente capitale umano, in un percorso di cambiamento continuo. Ed è quindi proprio cambiamento la parola con cui voglio iniziare, quella che ha unito tutti noi in questo master, la parola che è stata la speranza comune che avevamo quando siamo entrati ed è l'obiettivo che vogliamo di nuovo raggiungere. Abbiamo acquisito conoscenza, abbiamo scoperto di avere nuovi limiti, abbiamo scoperto cosa significa confrontarsi con 34 pari, peer, per un obiettivo personale e che abbiamo capito essere poi alla fine un obiettivo comune. Abbiamo imparato a sfidarci con rispetto, ad aiutarci e a curiosare nelle differenze altrui. Abbiamo capito quale ruolo possiamo avere in un gruppo, cosa significa essere leader o cosa pretendere da chi si prende la responsabilità di essere un leader. Abbiamo capito che si può lottare per cercare di arrivare prime mentre tutti gli altri arrivano dopo, ma soprattutto che si può essere leader per prendersi la responsabilità di far vincere un team, facendo così ottenere a tutti il miglior risultato possibile. Il leader è colui che fa emergere la fetta di talento che è in ognuno dei suoi collaboratori, dal primo all'ultimo. La sua porta è sempre aperta a tutti. Così ci insegna Linda Hill, che ad Harvard insegna intelligenza collettiva. E dice anche che l'innovazione deve essere democratica. Il modello per cui da una parte ci sono gli innovatori e dall'altra gli esecutori non è delle imprese innovative. E secondo me non è neanche di questo tempo. Lo abbiamo preso da Linda Hill e lo abbiamo visto applicato nel mondo del lavoro da uno dei più grandi manager di tutti i tempi, recentemente scomparso. Dobbiamo tornare al sano senso del dovere, alla consapevolezza che per avere bisogna anche dare. Bisogna riscoprire il senso e la dignità dell'impegno, tornare al valore del contributo che ognuno può dare al processo di costruzione dell'oggi, ma soprattutto del domani. Ecco, io in queste parole credo ci sia l'essenza di ogni essere umano che prende a prestito questo mondo per un po', per lasciarlo poi a chi farà o chi dovrà fare lo stesso dopo di lui. In una continua ricerca di equilibrio tra coraggio e sacrificio, due parole che abbiamo già sentito oggi. E in questi due anni la sfida più grande è stata soprattutto questo, la ricerca costante di un equilibrio tra le varie componenti della nostra vita. Quindi il nostro primo grazie è quindi rivolto alle nostre famiglie, agli amici, alle persone a cui abbiamo sottratto tempo, a cui abbiamo chiesto pazienza e tolleranza. A voi che ci avete accompagnato in questi due anni, queste parole sono le parole di ognuno dei vostri cari. Grazie per il contributo che avete dato all'indicatore più importante che avevamo in questi due anni, quello fatto dal numero e dal peso dei vostri sorrisi, ogni giorno. Abbiamo fatto un grande investimento per noi stessi, ma lo abbiamo fatto anche per riuscire a condividere un grande sogno di cambiamento con voi. Per cui grazie per questa fiducia, grazie per aver condiviso un'idea di futuro insieme. E ora grazie a voi professori e staff che state da questo lato della sala, perché ci avete dato la risorsa scarsa per eccellenza, il vostro tempo, che abbiamo anche pagato caro, ma che ha un valore inestimabile, perché non ve lo potremo restituire mai. Vi racconto un aneddoto, questo mi è capitato, quindi è un piccolo pezzo solo di me che vi racconto. Una sera di alcune settimane fa ero proprio qui a studiare con dei colleghi e mi capitò di scendere le scale dietro a un professore e a un altro mio collega, che erano un paio di rampe davanti a me. E al mio saluto collettivo questo professore si girò, salì le due rampe di scale, mi strinse la mano e mi chiese come andavano gli studi. Ecco, io non credo che quel professore si ricordasse esattamente il mio nome e io non sono sicuramente stato il suo miglior studente. Ma in quel momento ho capito che cosa voleva
cosa voleva dire aver fatto il MIB. Quindi grazie per averci aiutato a costruire questo successo insieme, a capire che tutto sarebbe stato più difficile senza una condivisione dell'obiettivo fin dal giorno di quella caccia al tesoro, che ci ha visto fallire e ritrovarci per costruire relazioni di valore che continueranno a cambiare, come continueremo a cambiare noi. Questa business school, oltre all'esperienza unica e agli insegnamenti, ci lascia la grande opportunità, lo abbiamo appena sentito, di continuare a riconoscerci nel valore di quel cambiamento. E infine vorrei ringraziare ognuno dei miei colleghi a nome di ciascun altro, perché dopo tutto quello che ci siamo scambiati e dopo questi 32 meravigliosi gift, ciò che ci è rimasto è la sensazione di essere cresciuti senza essere invecchiati. Vi è capitato mai, da ragazzi andando in bicicletta, di fissare ostinatamente un sasso o un punto che non volevate prendere, ma ci capitavate sempre sopra? Ecco, il futuro che auguro a noi tutti è di guardare quel sasso il tempo necessario per trovare una strategia per aggirarlo, dedicando poi lo sguardo un po' più in là, ancora più in là, per esempio dove c'è il cielo. Mi servo di questa metafora perché vorrei citarvi brevemente uno scrittore a me caro che si chiama Kurt Vonnegut, che non era un economista, non era neanche un esperto di finanza, come magari una celebrazione di questo tipo vorrebbe che fosse. Vonnegut invece era uno scrittore, un filosofo, un umorista, un umanista e un maestro. E in uno dei suoi discorsi disse: un uomo, una donna inteso come genere umano, dovrebbe spingersi al di là di ciò che la sua mano arriva a stringere, altrimenti a cosa serve il cielo? Al di là della metafora, a noi guardare il cielo servirà perché arriverà quella volta in cui non saremo noi a vincere, in cui non troveremo giustizia, l'energia non sarà stata sufficiente, la volta in cui avremo sputato sangue, ma non ce l'avremo fatta. Ecco, quella sarà la volta in cui dovremo fermarci un attimo, usare l'energia residua per sorridere e avere il coraggio di dire si ricomincia. Ora, è chiaro che prima di finire vorrei dedicare un pensiero a un collega che non è fisicamente qui con noi. È un pensiero che va a Marco. Marco è quello che ci ha ricordato il valore che ha ogni istante di questa vita. Marco che abbiamo purtroppo avuto distante nello spazio, ma mai nel tempo, che ci ha accompagnati agli esami e nelle cene. Ecco, per quanto una cosa piccola rispetto alla battaglia che stai combattendo, sappi Marco che continuerai a essere un membro effettivo di questa classe. Va bene, ora chiudo, veramente, e visto però che vorrei un poster con la mia faccia nel salotto di Massimo, che l'ha promesso solennemente, stay hungry, stay foolish. Siamo la classe più incredibile che questa scuola abbia mai avuto. Grazie. Capire cos'è un EMBA non è una cosa facile per chi non l'ha frequentato e l'aula ci tiene a condividere anche questo aspetto. Lo fa attraverso le immagini e attraverso la musica, che forse sono i modi migliori per arrivare al cuore.
È stato realizzato un piccolo video da uno dei partecipanti, condiviso con tutta l'aula, raccoglie quella che è la storia di 2 anni di master. Prego la regia di avviarlo e farcelo. Come avete visto,
EMBA non è solo lacrime e sangue. No, ci sono molti altri liquidi, mi sembra. Ci avviamo veramente al termine della cerimonia. Subito, a breve, ci saranno le foto di rito e subito dopo seguirà il rinfresco che abbiamo organizzato nel padiglione al di fuori di questo edificio per celebrare il diploma di EMBA 19. Vi rubo ancora solo un minuto. Sarò brevissimo perché sono l'ultima persona rimasta a dividervi dal festeggiamento e dal brindisi, quindi so di dover essere breve. È scontato, è molto banale dirvi quanto sia stato un piacere lavorare con voi in questi 2 anni. Molto meno scontato, e molto molto sincero, è invece dirvi quanto io sia stato onorato di aver conosciuto ciascuno di voi. È stata un'esperienza fantastica potervi seguire in questi 2 anni. Il MIB è casa vostra e voi sarete sempre nostri amici, ben accetti, e vi accoglieremo con gioia. In bocca al lupo EMBA 19. Ci accomodiamo per le foto. Di realtà, cioè tornerà in sto piazza di politica, un senso di realtà. Anche perché Forza Italia sta scoprendo. Certo. Diciamo che questa Salino è allora, per cui molta di quella gente lì che sono cercano un contenitore, certo. Però a livello regionale può essere lui, però a livello nazionale non esiste. Forse non ci sarà mai. Allora, come va? Bene. Gilberto, che era lì a Bologna, il giornalista persone, molto bravo. Lui dice che secondo lui è proprio un cambiamento di paradigma. Non ci sono più moderati, la maggioranza ormai è di questi poveri cristi che hanno solo frustrazioni da buttare nel fuoco. Non è una cosa passeggera, non è che si risveglierà il mondo e tornerà razionale a breve. Guarda, in America, cioè, ha tenuto molto a Trump. Ma anche Drea si ha fatto lezione a loro? No. No, però è venuto. Non so il nome della società, non mi ricordo. Una cooperativa. Gestisce strutture. Sì, sì, fa facility management regionale. Quindi dell'assistenza agli anziani, un po' come era la Minerva, ma molto più grande. L'ha costruita da zero lui, però sì, da zero, ma è sempre quelle cose a cavallo pubblico-privato. Là se perdi un appalto, sei tutto. No, noi allora mettiamo a piedi. Aspettiamo si dica il fotografo.
Andiamo, scusi. Dopo la nota sì, bravo. Era sentito. Chi ha bisogno? Andrea!